Partita ad Andria l'attività dell'ambulatorio solidale Noi con voi della Misericordia di Andria, un progetto che assicurerà diverse visite specialistiche alle famiglie meno abbienti e che ha già creato un'importante rete. Opereremo attraverso varie professionalità, professionalità mediche e paramediche, che saranno a disposizione 8 ore al giorno, dalle 9 alle 12 del mattino, dalle 16 alle 20 del pomeriggio. A noi si rivolgerà la persona in stato di bisogno, che ci verrà segnalata dai servizi sociali, dalle parrocchie, dai medici di medicina generale. Ecco, tanti saranno i volontari, è importante anche il riconoscimento in questa sede di un progetto di servizio civile. Sì, proprio ieri sono uscite le graduatorie definitive, il nostro progetto è stato approvato, questa è una sede di progettazione di progetto di servizio civile, per cui 4 ragazzi a partire, si presume, da settembre-ottobre per un anno dovranno fare servizio proprio in questo ambulatorio, 5 ore al giorno, per cui la garanzia che l'ambulatorio sia aperto tutti i giorni ce l'abbiamo ormai. E oltre poi agli altri volontari e ai medici anche volontari, che è veramente un orgoglio per me, perché essere riusciti a far passare l'idea del volontariato anche a più persone, anche ai medici, è tanto, insomma, non è da poco. Ecco, un momento importantissimo per la Misericordia che quest'anno, lo ricordiamo, festeggia i 25 anni. Beh sì, e alla fine è capitato tutto per caso, però è capitato nel 25esimo e quest'anno abbiamo idea di attivare varie cose, varie iniziative proprio per festeggiare questi 25 anni e questo credo sia proprio il fiore all'occhiello. Qui all'interno dell'ambulatorio solidale della Misericordia di Andria ci sarà anche un importante ambulatorio per gli stomizzati. Sì, persone stomizzate sono coloro, nella stragrande maggioranza, operate di cancro al retto e che per aver salva la vita devono necessariamente portare un sacchetto delle feci o delle urine. È un momento importante per noi perché è una risposta che l'associazione, grazie anche alla Misericordia, vuole donare al territorio, offrire un servizio al territorio, un servizio utilissimo perché in questo territorio la ASL purtroppo non fornisce. E ci sarà un'importante collaborazione anche con i servizi sociali del Comune di Andria e la Misericordia. Sicuramente la collaborazione e quindi la rete è indispensabile, proprio perché questo servizio offre una risposta in più al disagio, alla povertà, a tanti che non possono permettersi la cura perché non hanno disponibilità economiche, per cui la rete, la collaborazione dei servizi sociali diventa fondamentale perché fa da filtro rispetto alle domande che sicuramente avranno qui in questo ambulatorio.